Allora, questo è il ramo di meglio e ho ricostruito circa 540 anni di storia da quando, presumo, dal materiale raccolto hanno messo piede sull'isola intorno circa ai primi del 500 e quindi vado a ritroso. Però sostanzialmente sono andato indietro di almeno 15 generazioni. Con una ricerca a dir poco certosina e approfondita, il giovane Ivano Di Meglio sta ricostruendo l'origine dei cognomi più diffusi sull'isola d'Ischia. Intere giornate e nottate di lavoro per andare a ritroso nel tempo anche di 1000 anni. Si tratta di un lavoro di straordinaria importanza storica che tende a ricomporre, come in un puzzle, tutti i tasselli dei vari passaggi attraverso i quali oggi le famiglie ischitane si ritrovano ad avere un determinato cognome. Tutto nasce sostanzialmente dalla mia ossessione per il passato. Sono su questo borghesiano, che Borges diceva che il passato è plastico, si può modificare e da ciò che prendiamo del passato costruiamo il nostro futuro. Sono stato sempre ossessionato come vedasi per la fotografia analogica o altre cose, dall'idea del vecchio, dell'antico. E sto conducendo una cosa che credo sia molto importante non solo personalmente, perché sto lavorando sul Medioevo e sull'origine della coniumazione, quindi dall'undicesimo secolo, ma anche prima, ho ricostruito dei rami familiari dal secolo VIII e sì, penso che questa cosa sia importante a livello non solo isolano, ma oltre, una cosa che secondo me deve essere non per attribuirmi meriti o riconoscimenti che non voglio, ma sia importante per capire quali sono le nostre origini. Quindi sostanzialmente è nata un po' per caso da altre ricerche che non hanno nulla a che vedere con la coniumazione, tipo ricerche sull'andrezzata, ricerche sugli abiti, ricerche diciamo personali, e da lì ci sono state scoperte importanti. Quali sono i cognomi su cui in questo momento stai studiando l'origine? Allora, attualmente, o meglio, non attualmente perché lavoro da mesi, lo studio è generale sui patronimici e toponimici o matronimici, ma in particolare partendo dalla mia famiglia, che è composta sostanzialmente in me confluiscono diverse razze, come si chiamavano un tempo, e quindi quattro cognomi diversi che sono Di Meglio, mio padre, Di Costanzo, mia mamma, Buono, mia nonna, Di Orio, mia nonna, nonna paterna e nonna materna. Tutti i cognomi diffusissimi sull'isola. Assolutamente sì, e non solo, perché in Campania, ad esempio, Di Meglio è molto diffuso. Pare che sia utilizzato da più di 620 famiglie e gli altri pure sono abbastanza diffusi, ma quello che ho scoperto è che sono abbastanza vecchi. I Di Meglio ho scoperto, o meglio, ho evidenziato, perché io diciamo non scopro, io evidenzio. Metto insieme dei pezzi di un puzzle che si chiama passato e ho scoperto che Di Meglio vengono dalla Toscana, mentre per decenni si è pensato che venissero dalla Spagna e io ho scoperto che vengono dalla Toscana.